La lotta all'omofobia passa anche attraverso l'attività di associazioni come Arcigay. Oggi a Torino ha promosso gli stati generali e si è anche parlato della legge contro l'omofobia trasmessa al Senato dopo l'approvazione tra mille polemiche alla Camera. Con gli stati generali l'Arcigay si riunisce per coinvolgere e impegnare quante più persone possibile, mettersi in gioco per combattere la discriminazione. Una comunità storica, quella LGBT, cioè lesbo, gay, bisessuale e transgender, che a Torino affonda le sue radici negli anni 70. Da allora ha contribuito a combattere ignoranza e intolleranza, facendo della città un modello civile. È un esempio virtuoso grazie al lavoro costante che viene portato avanti, grazie anche al fatto che i cittadini e le cittadine di Torino hanno portato avanti una cultura della non discriminazione e questa è una cosa molto importante di cui siamo molto orgogliosi di farne parte. Tuttavia c'è ancora molto da fare e i problemi ancora tanti. Il problema che può essere d'andare in giro mano nella mano col proprio compagno o la propria compagna, al non poter lavorare perché dal luogo di lavoro viene sbattuto fuori, non riuscire magari ad accedere a tutta una serie di servizi proprio per le peculiarità che si hanno. E contro la discriminazione, in questi giorni in discussione al Senato una legge contro l'omofobia, molto contestata soprattutto per un emendamento presentato dal senatore Gitti di Scelta Civica, che salverebbe dal reato le organizzazioni politico-sindacali o religiose e le associazioni. L'Arcigay chiede al Senato di modificare quella legge, tornare alla formulazione originaria, inserire un reato di omofobia e transfobia, in modo che lo Stato dichiari di essere dalla parte delle persone LGBT di questo paese.